Buongiorno a tutti, oggi è il 19 marzo che, come saprete, è la festa del papà. Se avete voglia di fare qualcosa di entusiasmante per vostro padre o più semplicemente volete festeggiare questo giorno in qualche modo senza lasciarlo passare come altri giorni, potreste preparare i bignè di San Giuseppe, che sono un dolce della tradizione romana che capita proprio a fagiolo perché si prepara per questa occasione. E dunque, quale migliore occasione, scusate la ripetizione, per un video di cucina? Bentornati a In Cucina con Filippo. Quest'oggi cucineremo, come avrete dedotto, i bignè di San Giuseppe. Ebbene, lasciate che vi introduca gli ingredienti. I bignè di San Giuseppe sono dei bignè fritti ripieni con la crema pasticcera. Dunque, la ricetta si compone essenzialmente di due parti, ovvero la preparazione della crema pasticcera e la preparazione dell'impasto per i bignè che poi andrà fritto. Allora, per preparare l'impasto per i bignè avremo bisogno dei seguenti ingredienti: acqua, burro, zucchero, farina di tipo 00 preferibilmente, due uova, sale, olio per friggere, potete scegliere quello che volete, in genere consigliano di utilizzare l'olio di semi di girasole, io invece utilizzerò l'olio di semi di soia, zucchero a velo. Poi, per quanto riguarda gli arnesi da cucina, avrete bisogno innanzitutto di una sac à poche per riempire i bignè con la crema. Potete anche farlo utilizzando la carta da forno. Diciamo, io ci ho provato in passato, mi è venuta una schifezza, quindi per questo utilizzo la sac à poche. E poi appunto un contenitore per misurare i liquidi, diciamo, questo vi servirà per l'acqua sostanzialmente. Passiamo adesso invece agli ingredienti per la crema pasticcera. Per fare la crema pasticcera avrete bisogno di zucchero, 3 uova stavolta, farina, utilizzerò sempre la 00 per comodità, buccia di limone e latte. A questo punto, visto che ne abbiamo gli ingredienti davanti, prepariamo la crema pasticcera. In un pentolino versiamo 100 g di zucchero. Fatto questo, aggiungiamo i tuorli delle uova allo zucchero. Fatto questo, adesso andiamo a mescolare l'impasto così ottenuto. A questo punto aggiungiamo 50 g di farina, mi raccomando un poco alla volta, quindi molto lentamente. Aggiungiamo un po' e amalgamiamo, aggiungiamo un po' e amalgamiamo in modo tale che non si formino i grumi. Una volta fatto questo, versate nell'impasto 500 ml di latte. Io mi sono aiutato con questo contenitore, voi potete anche fare in altri modi, come vi pare. Mi raccomando, aggiungete il latte sempre molto lentamente, in modo tale che si amalgami con l'impasto. Una volta aggiunto tutto il latte, dobbiamo inserire le bucce di limone. Dunque andiamo a tagliare 3 bucce di limone e inseriamole dentro al nostro impasto. Una volta ottenute le nostre bucce, che preferibilmente dovranno essere abbastanza lunghe, le andiamo a inserire, come detto, nel nostro impasto. E adesso andiamo a mettere sul fuoco quanto preparato. Mettiamo il nostro impasto sopra un fornello e accendiamo il fuoco. Mentre il nostro impasto è sul fuoco, mescoliamolo continuamente e lo mescoliamo finché non avrà assunto una consistenza sufficientemente densa. Che vuol dire? Vuol dire intanto che l'impasto dovrà bollire e in secondo che il cucchiaio dovrà far fatica a muoversi. Quando a questo impasto avrà raggiunto lo stato sopra descritto, allora lo possiamo levare dal fuoco. Una volta che la pasta avrà raggiunto la consistenza desiderata, spegnete il fuoco. Continuate a mescolare fin tanto che la pasta rimarrà bollente. A questo punto, magari aiutandovi con un cucchiaio, potrete levare le bucce di limone. E adesso veniamo alla parte più bella, la preparazione dei bignè. Ora,
serviamoci di una pentola. Io la prendo bella grande per essere più capiente. In questa pentola andiamo a versare 125 ml di acqua, 25 g di burro, 25 g di zucchero, un pizzico di sale. A questo punto mettete la pentola sul fuoco, accendete il fuoco e mescolate. Quando l'impasto bollirà, toglietelo dal fuoco. Quando l'impasto avrà bollito, versateci a pioggia 75 g di farina 00. Avendo fatto ciò, mescolate. Rimettete l'impasto sul fuoco, continuate a mescolare, alla fine vi si formerà come una palla. Quando sentite che l'impasto fa un rumore come se fosse di frittura, allora significa che l'impasto è pronto e che potete rispegnere il fuoco. A questo punto mettete l'impasto da una parte e lasciatelo freddare. Quando l'impasto si sarà freddato, potete aggiungerci le uova, mi raccomando una alla volta, e una volta che avete aggiunto un uovo, mescolatelo bene insieme all'impasto in modo tale che il tutto si amalgami. Solo a quel punto aggiungete il secondo uovo. Questa cosa è molto importante ed è anche molto importante mescolare bene l'impasto in questo punto, perché meglio lo mescolerete, meglio verranno i bignè. A questo punto possiamo passare alla frittura. Quando l'olio sarà fatto, un modo per vederlo è metterci un pezzo di pasta e vedere se escono fuori le bollicine quando lo si mette, potete incominciare a versarci l'impasto. A questo punto possiamo incominciare a mettere l'impasto dentro l'olio per friggere. Aiutandoci con un cucchiaio, utilizziamo il mestolo che abbiamo usato per mescolare l'impasto. Facendo attenzione ovviamente che l'olio non ci schizzi, per questo indosso un grembiule, e formiamo delle piccole palle, mi raccomando piccole perché l'impasto si ingrandirà durante la frittura, e a questo punto buttiamole dentro l'olio. Non mettetene tante perché vi ricordo che si ingrandiranno. Notate che quando l'impasto sarà fritto da un lato si volterà da solo dall'altro. Quando i bignè saranno fatti, levateli con una ramina, aiutandovi con una ramina. Come fate a capire se sono fatti? Dovranno raggiungere un colore dorato di questo tipo. Una volta che avrete fritto i primi bignè, il consiglio che vi posso dare è di lasciarlo raffreddare l'olio e poi rifriggere gli altri, altrimenti vi verranno troppo cotti. Una volta che avrete fritto tutti i bignè, possiamo passare a farcirli con la crema che avremo appositamente messo in una sac à poche. A questo punto potrete cospargere i vostri bignè con lo zucchero a velo. A questo punto è arrivato il momento del taste test. Si sente molto la crema. Il passo del bignè è una specie di retrogusto, si sente molto ovattato. Nel complesso è buono. E i vostri bignè come sono venuti? Vi sono piaciuti? Siete soddisfatti? Fatemelo sapere in un commento. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ricordate di mettere un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se volete avere altri video di questo genere, e noi ci vediamo a un prossimo video. Buona festa del papà! Una volta ottenute le nostre bucce, ah sì, vabbè, aspetta.